Presidente, io direi, visto che è tardissimo e dobbiamo essere molto rapidi, di dare inizio a questa manifestazione, a questo pomeriggio dell'orgoglio immobiliare, quindi con la relazione del Presidente che ci dà il quadro, ma soprattutto ci illustra anche le 11 proposte che vengono sintetizzate, condensate in questo manifesto. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e grazie per essere qui. È un caso strano per un'associazione come la nostra di trovarsi qui a manifestare. Manifestazione. Noi vogliamo dirlo forte, vogliamo far percepire bene di che cosa ci occupiamo, dell'importanza del settore immobiliare in Italia e vogliamo dire a chi sostiene che l'immobile è un investimento improduttivo che si sbaglia e che si sbaglia di grosso. Lo dimostrano questi dati, lo dimostra il fatto che la filiera dell'immobiliare non è solo l'immobiliarista, il venditore, il costruttore, ma avvolge una sfera di interessi e quindi il cartellone che vedete lì sopra, casa uguale lavoro è il significato serio e importante di questa manifestazione. In un periodo in cui tutti sono scoraggiati. Noi dimostriamo oggi, e lo dimostriamo qui, che noi non abbiamo paura, che noi abbiamo voglia di lottare, abbiamo voglia di lottare per le nostre famiglie, per il nostro comparto e vogliamo fortemente andare avanti e vincere questa crisi. E lo facciamo nel modo che c'è più proprio. Non scendiamo in piazza, non blocchiamo nulla, ma lo facciamo in maniera propositiva. Ponendo oggi qui all'attenzione delle forze politiche, delle parti sociali e delle altre associazioni delle proposte vere e concrete che possano riportare il settore immobiliare a quello che è il sale e la base della nostra società immobiliare, della nostra società. Voi sapete bene che casa vuol dire famiglia, casa vuol dire pace sociale, casa vuol dire il luogo in cui tutti noi abbiamo e ritroviamo il nostro essere, quindi casa anche come luogo dell'anima. È importante non svilire questo pensiero che abbiamo ed è importante farlo capire anche a chi si appresta a governare. Abbiamo presentato 11 proposte, le presentiamo oggi qui per la prima volta. È un manifesto, è un indirizzo, è un concetto, è il fatto di determinare che questa comunità nazionale debba comprendere senza più vincoli ideologici che essere proprietari di casa e lavorare nel settore immobiliare non è una colpa, come qualcuno ci ha voluto far credere. Un paese che poi vedremo nel proseguo della nostra giornata ha la pressione fiscale più alta d'Europa, sia per il settore immobiliare sia nel cumulo complessivo. Questo ce lo dice uno studio di Confedilizia, commissionato da Confedilizia, ma ce lo dicono gli investitori, ce lo dicono i proprietari di casa, ce lo dicono coloro i quali il 17 dicembre hanno pagato l'ultima rata dell'IMU. Ce lo dice chi oggi ha paura dell'investimento immobiliare per i continui e secondo me non corretti richiami a una successiva patrimoniale da mettere dopo le elezioni. L'IMU è già una patrimoniale. L'IMU è una patrimoniale che peraltro colpisce quei prodotti e quelle case che sono delle famiglie e quindi la prima casa che non può produrre reddito. Quindi noi tassiamo il benessere delle famiglie e questo non è accettabile. La prima proposta quindi è per una riduzione complessiva del carico fiscale, una semplificazione fiscale e l'eliminazione degli enti inutili. Quello che è importante oggi comprendere quando tutto il dibattito è incentrato sull'IMU, che a monte dell'IMU
c'è un aumento delle rendite catastali del 60%. Quindi noi parliamo, e oggi la campagna elettorale è semplicemente sul nome di una tassa, ma in realtà a monte di questa attività c'è una cosa ben più grave. C'è il catasto, e il catasto oggi è interpretato dalla politica come un bancomat a cui tu giri la rotellina e aumenti le rendite. Questo non è tollerabile, perché il carico fiscale che oggi abbiamo in Italia ha allontanato gli investitori, anche quelli per la locazione. Quindi quello che noi chiediamo oggi è che, attraverso una riduzione del debito, una riduzione del costo della macchina statale, si possa arrivare a ridurre la pressione fiscale sulla casa nel suo complesso, lasciando perdere le azioni populistiche su un nome di una tassa o sull'altra. Se non avessero aumentato del 60% le rendite catastali, molto probabilmente l'IMU sarebbe stata molto più abbordabile. Oggi noi abbiamo bisogno di comprendere che è la pressione complessiva che allontana gli investitori. Tassare i redditi derivanti dal patrimonio e non il patrimonio. Questa è civiltà. Tu non puoi tassare un bene che non produce reddito. Tu non puoi tassare un patrimonio, perché tassando il patrimonio tu erodi il valore di quel bene. Tu devi tassare quello che quel bene produce. Questa è la base della civiltà giuridica e fiscale di ogni nazione. Questo in Italia non avviene. In Italia la tassazione sui redditi, lo vedremo dopo, fino a 80.000 euro è la più alta d'Europa. È circa la metà in Francia e in Germania. In Francia e in Germania hanno uno spazio altissimo le famiglie, in Francia per il quoziente familiare e per altre attività, hanno uno spazio altissimo, e la Francia e la Germania hanno deciso di fare che cosa? Di tassare il patrimonio immobiliare, è vero, ma lasciando libere le famiglie e non aggredendo le famiglie sui loro redditi. Quindi abbiamo accumulato un'attività fiscale così pressante e così pesante da non permettere più a questo mercato di respirare. Ma non vogliamo essere populisti. Come si abbassa il debito? Noi l'abbiamo detto nella prima manovra Salva Italia. La FIAIP si è schierata, anche con qualche critica, alla prima manovra, dicendo: FIAIP dice sì alla manovra per il bene dell'Italia. Due punti. Si proceda immediatamente alla revisione dei costi dello Stato. La spending review, che questo anno era stata promessa, non è stata attuata, e noi stiamo mettendo soldi dei cittadini per tappare un buco che nessuno vuole tappare, e quindi questi soldi che inseriamo nelle casse dello Stato non serviranno a nulla, perché fra 6 mesi, 8 mesi, così facendo, continueremo, avremo bisogno ancora di inserire altre tasse. Questo non è tollerabile. Ridurre i costi dello Stato. E allora la necessità è quella di valorizzare il nostro patrimonio immobiliare. Sono 20 anni che parliamo di valorizzazione del patrimonio immobiliare. Ma la valorizzazione del patrimonio immobiliare per la vendita, per la successiva vendita, e per ridurre immediatamente una parte del debito dello Stato, senza voler essere populisti, non si possono vendere gli ospedali, non si possono vendere beni primari per la socialità, ma sicuramente si possono valorizzare immobili che in questo momento giacciono invenduti e non valorizzati. Per quale motivo? Perché non si è ancora compreso che la valorizzazione immobiliare passa non attraverso gli uffici di qualche compagnia americana o di qualche compagnia inglese, ma passa attraverso la conoscenza e l'esperienza delle categorie che lavorano tutti i giorni nel real estate, e quindi anche degli agenti immobiliari. Diciamo alla politica: usateci, noi ci siamo per valorizzare il patrimonio immobiliare, noi ci siamo e siamo capaci. Quindi togliere il debito pubblico attraverso la vendita di beni immobiliari è un punto che dovranno assolutamente
nella prima riunione, io spero, del Consiglio dei Ministri, il nuovo governo approvare, e con la condivisione, come dicevo prima, della filiera dell'immobiliare, perché le professionalità in Italia ci sono e sono tante. Non lasciamo questo settore in mano a chi lo usa a fini ideologici. La valorizzazione è importante, ed è importante soprattutto in un momento di crisi come questa. Io sento più volte qualcuno che dice, appunto, come proponiamo noi, di vendere il patrimonio pubblico. Ma allo stato attuale come puoi vendere un patrimonio pubblico? O meglio, chi comprerebbe patrimonio pubblico con l'alta tassazione che c'è e con tutti gli incagli che ci sono in una compravendita immobiliare? Per questo, diciamo, ci vuole una semplificazione normativa. Se voi andate in Germania, fuori dalle agenzie immobiliari, oltre alla foto dell'immobile, sotto c'è il rendimento. Cioè, io voglio andare a comprare un immobile, so quanto riceverò come rendimento da quell'immobile. In Italia è un esercizio impossibile. Giusto il professor Carlo Dadda potrebbe insegnarci a fare questo conto. Ma è semplicemente impossibile. Perché? Perché non c'è la certezza che dopo 6 mesi non aumentino le tasse, e il numero delle tasse è talmente ampio che ormai è incontrollabile. Diciamo anche che bisogna togliere le tasse sulla prima casa, il bene famiglia, single, coppie. La casa è il luogo dell'anima, l'anima non paga e non produce reddito, e non possiamo oggi pensare che a quelle giovani coppie a cui noi tra gli anni 2002 e 2007 abbiamo detto comprate la casa, indebitatevi, fate i mutui, invece di andare in affitto comprate casa, oggi noi a questa generazione abbiamo detto comprate, fate mutui, e oggi gli diciamo pagate l'IMU. Questo non è serio e non è coerente. Lo Stato ha tradito un patto sociale con i propri giovani. Abbiamo un problema anche delle locazioni. Vedete, il 79% dei proprietari di case in Italia sono proprietari, 79%, ma purtroppo per una strana nomea che qualcuno vuole dare a questi proprietari, tutta questa gente, questo 79%, risultano ricchi imprenditori, evasori fiscali, qualcosa che, insomma, non è bello nemmeno nominare. Chi ha la seconda, la terza casa? Beh, voglio ricordare che fino a 15 anni fa un operaio qualsiasi riusciva a comprare una casa, riusciva ad avere un rapporto rata reddito che gli permettesse di sostenere il proprio mutuo, e risparmiava proprio per dare sicurezza alla propria famiglia. Oggi alla seconda, terza generazione ci sono ancora persone che lavorano e che casomai hanno ereditato una casa o due, e questi sono, o per qualcuno sono, o dovrebbero sembrare, i ricchi proprietari. Beh, dico no. La proprietà diffusa è quella che ha salvato il nostro paese. Non l'IMU ha salvato il nostro paese. Noi abbiamo garantito il debito pubblico nostro con la proprietà immobiliare e con i BOT. E questi soldi li avevamo noi. Quindi, visto che abbiamo pagato noi, non permettiamo di dire a nessuno che hanno salvato l'Italia. L'abbiamo salvata noi l'Italia. Abbiamo un problema di edilizia agevolata che va collegata col punto 8. L'edilizia agevolata è importante. Ci sono classi che non potranno mai entrare all'interno del circuito normale del commercio, non potranno accedere a mutui, non potranno mai farlo. E questo è anche in questo uno Stato sociale deve aiutare le persone, ma oggi abbiamo 1.200.000 immobili invenduti. Nelle banche sono fermi, di nuove costruzioni, sono fermi 50 miliardi di impieghi bloccati, perché le banche non possono fare fallire i costruttori e i costruttori non riescono a vendere.
Questi costruttori, se trovassero uno sfogo, molto probabilmente riuscirebbero a vendere anche a prezzo di costo e molto probabilmente si potrebbe, per un dato periodo, per svuotare il magazzino, ripartire con una giusta e con un'equa, direi, collaborazione tra quelle che sono le pubbliche amministrazioni, le banche e i costruttori che oggi sono in difficoltà e che non riescono a vendere i loro immobili. Allora ecco un patto sociale, ecco quello che oggi qui vogliamo rappresentare anche con l'aiuto dei relatori che ci seguiranno. In questo Paese c'è bisogno di coesione, non guardiamo al passato, non torniamo è colpa tua, è colpa mia. Da oggi si parte e si guarda avanti, perché solo guardando avanti si può avere la speranza di raggiungere un obiettivo. Chi guarda troppo indietro qualche volta prende una buca, cade e stramazza il suolo. Quindi l'obiettivo nostro è di non farci prendere da quella tristezza imperante e da quello scoramento che oggi c'è tutte le volte che ascoltiamo un telegiornale, ma di credere fermamente che questo Paese ce la possa fare, perché in questo Paese ci siamo noi italiani, ci siamo noi che ogni giorno lavoriamo. Sulle locazioni, dicevo, ormai sono 10 anni che non entra più nessuno in un'agenzia immobiliare a dire scusi, vorrei comprare un appartamento perché ho un po' di soldi e poi mi piacerebbe tanto affittarlo. Perché motivo? Perché oggi non c'è certezza del rilascio, perché oggi la tassazione non è chiara, perché oggi se qualcuno non ti paga l'affitto comunque ci paghi le tasse sopra. E gli inquilini che comunque entrano in una casa d'abitazione, bene principale, non possono non vedere detratti dalle loro dichiarazioni dei redditi quello che è una spesa per il bene principale. Quindi vedete anche qui come tra proprietari e consumatori, anche per quella giusta contrapposizione che ci deve essere per far emergere il nero, che in questo settore è abbastanza alto, bisognerebbe mettere in piedi. Questa è la necessità, liberalizzare quelle che sono oggi le leggi che hanno bloccato l'affitto, liberalizzarle per il commerciale, liberalizzarle per l'abitativo. Mi ricordo fino a poco tempo fa tante famiglie, tanti genitori che avevano acquistato la casa per la figlia che si doveva, o per il figlio che si doveva sposare. C'erano, ma cosa faccio? Mia figlia oggi ha 20 anni, si potrà sposare o non si potrà sposare, ma comunque io compro l'appartamento. Italiani, brava gente, che si preoccupano della stabilità delle nuove generazioni. Però io devo lasciarlo fuori. Se poi qualcuno non paga, se poi qualcuno non me lo rilascia, io cosa devo fare? Allora smettiamola di vedere inquilini e proprietari da due parti differenti, su posti o fronti. Non è così. In questa società dobbiamo unire e non dividere. Proprietari e inquilini sono la stessa parte, sono le due facce della stessa medaglia. E quindi liberalizzare gli affitti non in un'idea liberistica, ma proprio per permettere a quelle che sono le parti oggi di accedere più facilmente alla casa e soprattutto per quei giovani che oggi vogliono uscire di casa, altrimenti saranno ridotti questi ragazzi e questi giovani a farsi chiamare bamboccioni per tutta la vita e questo non è tollerabile. Ma troppo facile oggi parlare del sistema bancario, dopo che i fatti di questi giorni, non vogliamo essere populisti, ma sappiamo bene che in questo periodo le banche non brillano certo per quello che si chiama lungimiranza, per quello che è accaduto poi anche dal 2008, dal settembre 2008 in poi, con il fallimento di Lehman Brothers. Le banche sono alla base del nostro commercio, sono alla base della nostra civiltà economica e quindi criminalizzarle non serve a niente, ma dobbiamo dire che una banca, se non fa raccolta e impiego, non è più una banca. Le banche finanziarizzate, le banche che hanno vissuto sulla finanza ed esclusivamente sulla finanza mediante i loro manager e che hanno truccato i bilanci, bene, queste banche vanno nazionalizzate, vanno chiuse, bisogna cercare di creare qualcosa per togliere il controllo delle banche a quelle persone che oggi hanno creato
un dissesto finanziario senza precedenti e ancora oggi ne abbiamo la riprova. Voi sapete quanto sia necessario l'accesso al credito per acquistare. Nelle nostre agenzie abbiamo il 75%, 85% di persone che ricorrono al credito. Il problema è anche questo. In questo anno e mezzo c'è stata una lotta furente della finanza contro il settore immobiliare. Mandavamo i clienti in banca a dire: guardi, questo appartamento, benissimo, vada in banca, chieda il mutuo, e tornavano dalla banca e le banche che avevano l'ordine di fare questo, le banche dicevano: ma perché vuole comprare? Fra un anno caleranno i prezzi del 50%. Bene, voglio dire a questi signori che se gli immobili veramente calassero del 50%, calerebbe del 50% la scorta a garanzia che questo Stato ha nei confronti del debito estero, e che le banche dovrebbero provvedere presso Banca d'Italia a recuperare i depositi sui crediti. Il 50%, non accadrà mai. Perché? Perché l'Italia è un paese maturo, perché l'Italia, avendo il 79% di proprietari immobiliari e quindi un mercato maturo, non può accadere la bolla immobiliare come quella che è accaduta in America o in altri stati, in cui la casa ha un'altra valenza sociale, a meno che, come ho sentito l'altra sera Porta a Porta, non vogliamo cambiare la testa di tutti gli italiani, la nostra cultura, la nostra provenienza, e ridurla, semplicemente al fatto che la casa non sia più quel luogo dell'anima che si diceva prima, e che ci immaginassimo un paese dove tutti i giorni qualcuno cambia lavoro. Questa è la prospettiva, ma in Italia non possiamo prendere il modello anglosassone. Difendiamo anche le nostre radici, difendiamo la nostra cultura. La casa è un valore anche per il risparmio. Negli ultimi 20 anni chi ha acquistato una casa, e ancora oggi, ha salvaguardato i propri risparmi. Mi piacerebbe chiedere a qualche finanziere se qualcuno ha comprato azioni, Parmalat, Cirio, di una qualche banca. È vero che ha fatto muovere l'economia, ma l'economia di qualche manager e di qualche ricco finanziere. Allora, anche la recente normativa sulla legge 141, che ha sicuramente messo a posto quello che era il settore della mediazione creditizia, ce n'era bisogno, una legge a cui noi siamo sempre stati contrari. Abbiamo lavorato col Ministero, abbiamo lavorato con le commissioni, ma ecco che di colpo nella 141 il progetto di eliminare gli agenti immobiliari dalla filiera del credito ha preso corpo. E quindi noi agenti immobiliari, se oggi entra un cliente nella nostra agenzia, non gli possiamo più dire: guarda, ti segnalo un mediatore, ti vai in quella banca perché so che in questo momento questa banca eroga. Non lo possiamo fare. Se lo facciamo c'è la condanna penale. Allora, interrompere questa filiera vuole dire avere abbassato la concorrenza, che tanto vantano tutti in Italia, delle banche tra di loro. Per che motivo? Perché a questo punto il cliente esce, deve acquistare l'appartamento, si rivolge alla propria banca e succede quello che abbiamo detto prima all'infinito: non comprare immobili, dacci i soldi. Allora chiediamo con forza che sulla 141 gli agenti immobiliari possano tornare ad erogare e a segnalare ai propri clienti quali sono le banche e che banche possono erogare in quel momento. Noi non siamo mai costati niente ai clienti e hanno tolto, semplicemente eliminandoci da questo settore, hanno tolto concorrenza e un servizio gratuito per chi si apprestava a comprare casa. Ma nel corso del tempo, e bisogna dirlo chiaramente, noi agenti immobiliari siamo stati visti a più riprese come quelli che alzavano i prezzi degli immobili, li facevano abbassare, coloro i quali non servivano a nulla. Beh, vi posso dire, perché sia chiaro, che ogni mercato di qualsiasi natura ha bisogno di un punto di mediazione.
Noi agenti immobiliari, terzi alle parti nel modello italiano, siamo la garanzia che questo sistema e il sistema tutelante del consumo e quindi dei consumatori, dei risparmi delle famiglie in Italia è presente. Laddove, come in Spagna, si è liberalizzato completamente un mercato, togliendo i requisiti, togliendo la formazione, in Spagna sono aumentate le truffe immobiliari del 45%. Allora, senza volontà ordinistiche, senza volontà di creare una casta, la legge cristallizzi quello che già oggi accade nella società. L'agente immobiliare oggi è un professionista, l'agente immobiliare oggi deve sapere di scienze della costruzione, di fisco, codice civile, deve essere colui che accompagna la famiglia nell'acquisto dell'immobiliare e soprattutto nell'allocazione dei propri risparmi. Per questo noi chiediamo a gran voce alle forze politiche che da ausiliari del commercio, che non ho mai capito perché siamo lì, si passi, gli agenti immobiliari vengano passati a una professione intellettuale con un percorso di studi chiaro e certificato. Si parla sempre di evasione fiscale. Vi ricordate, per chi è del Consiglio nazionale, che il senatore Berselli venne a un nostro Consiglio nazionale perché all'epoca stavano studiando e guardando la revisione dell'inasprimento delle pene per gli abusivi, no? Noi facemmo inserire, grazie poi a un voto anche del senatore Li Gotti e di tanti altri che avevano capito, che hanno capito e che conoscono la nostra professione, il fatto che l'abusivo in Italia oggi subisce 3 sanzioni amministrative e alla 4ª sanzione c'è il penale. In Italia circa 100 persone sono state condannate, diciamo, a questa sanzione amministrativa. In Italia solo 2 persone sono incorse nella 2ª sanzione amministrativa. In Italia nessuno è incorso nella 3ª sanzione amministrativa. Perché siamo italiani e siamo molto bravi, no? E in Italia nessuno è stato condannato penalmente per abusivismo nella nostra professione. Il nostro centro studi ha fatto uno studio, scusate il gioco di parole, e abbiamo calcolato che in Italia l'imponibile dell'evasione fiscale totale fatta dagli abusivi corrisponde a 450 milioni di euro, 450 milioni di euro che nessuno va a cercare e che nessuno vuole trovare. Allora facciamola questa battaglia. Se noi dobbiamo pagare le tasse, è anche giusto che chi lavora abusivamente venga punito. Chi non concorre al bene pubblico non puoi dargli la mendina da 5.000 euro. Chi non concorre al bene pubblico vada in galera, perché toglie professionalità e sostanza alla nostra famiglia. Quindi, per concludere, perché i tempi sono abbastanza ristretti, noi presentiamo questo manifesto che è naturalmente è una linea che vogliamo tracciare, lo vogliamo condividere con più persone possibile, lo vogliamo condividere anche con le forze politiche, perché oggi abbiamo bisogno di capire quali sono i programmi elettorali che ci apprestiamo, delle forze politiche che ci apprestiamo a votare, senza guardare cosa è successo 5 anni fa, 10 anni fa o 15 anni fa. Questo ci venga risparmiato. Parliamo di cose concrete. Noi vogliamo sapere se ci sarà una patrimoniale sulla casa oppure no. Ci interessa questo. Noi vogliamo sapere perché negli ultimi 5 anni il settore dell'immobiliare ha perso 500.000 posti di lavoro e nessuno ha detto nulla. Perché? Noi siamo coloro i quali oggi
ancora una volta ci mettono la faccia e chiedono alle forze politiche di collaborare. Vogliamo portare qualcosa, non vogliamo dire no. Noi odiamo le associazioni che dicono no. La protesta per la protesta non vale a nulla. Si protesta e si propone. E poi si scelgono i nostri rappresentanti. Allora, oggi il nostro tema è: se riparte l'immobiliare, riparte l'Italia. Beh, noi oggi vogliamo togliere il condizionale a questa frase e vogliamo dire che riparte l'immobiliare e riparte l'Italia. Grazie.